Bentornati. Splendido live del 99 posti questa sera, veramente molto bello. Complimenti ragazzi, veramente complimenti a tutti. Allora, noi iniziamo in genere l'intervista con una domanda di un nostro ragazzo del pubblico. Stasera Alessandro ci farà una domanda. Ecco, io so che il vostro prossimo video lo dirigerà Enrico Ghezzi. Ecco, l'avete deciso assieme o gli avete dato carta bianca per lo svolgimento del video comunque? La seconda che hai detto, carta bianca, perché Enrico Ghezzi è Enrico Ghezzi, cioè nel senso, solitamente noi, anzi, ci teniamo molto a entrare in collaborazione e anche in questo caso magari ci avrebbe fatto piacere, però forse ci fa ancora più piacere vedere lui così, da solo, come interpreta una nostra cosa. Vi metterà fuori sync. Guarda, proprio dietro di te in questo momento è comparso l'uomo dei video dei 99, cioè diciamo, la maggior parte delle idee escono da sotto a quei tempi. Marco, vieni a sedere qui con noi, dai, ti lasciamo un po' di spazio. Vieni pure. Bene. Dicevo, vi metterà fuori sync probabilmente Ghezzi. Magari sì. Voi che cantate e le parole da un altro. Magari metterà altre persone. Sì, è probabile. Ma comunque metterà se stesso. Può fare quello che vuole. Cioè, noi abbiamo detto fai tu, ci fidiamo. Cioè, dopo che ci ha detto 3 o 4 idee che gli erano venute là per là a tavolo mentre stavamo mangiando, abbiamo detto ok, basta parlare, adesso fai quello che devi fare, noi non vogliamo proprio interferire con le tue idee malate. Non certo. Partorisci. Neanche un minimo il concept. Ma anche detto una cosa, diciamo, che per esempio molto spesso quando ci chiedevano ma voi che genere di musica fate, no? Che era all'inizio quando sono usciti i campionaturi, era anche un po' complicato a spiegare. Uno dei sistemi che noi utilizzavamo era dire, presente Blob, lo facciamo con la musica. Cioè, che secondo me è un... per cui ovviamente è un... posso dire... Esatto, non plus ultra della collaborazione in questo caso. Tra l'altro lo farete il video di America. Sì. È un pezzo che vi ha dato non pochi problemi, mi sembra di aver capito, a livello di testo. Ma a parte qualche imbecille su qualche rete, ma a parte, ripeto, l'imbecillità di alcuni singoli che purtroppo alla fine rimane un problema loro, no? Siete stati accusati di cosa? Di supportare il terrorismo? Sì, di supportare il terrorismo, e poi ci è stato anche detto che possiamo essere solo derisi in televisione. Oh, qualcuno cade dei presenti ci volesse ridere in televisione. No, perché è bello a dire le cose quando uno non ci sta in studio. Io vorrei vedere a uno, tipo quello in particolare, che viene qua e mi dice adesso ti derido in televisione. Però purtroppo non è mai capitata questa opportunità. I genitori gli hanno dato un nome e cognome, no? Si chiama Giuliano, il cognome non mi è un po' grosso. Problemi con i cannoli, vero? Ma non lo so se ha problemi con i cannoli. Purtroppo c'ha questa cosa che evidentemente mangia molto, che in qualche maniera lo farebbe sembrare umano, però al di là di questo non... troppi zuccheri forse, ma chi lo sa. Diciamo che i nostri avvocati indagheranno meglio. Esatto. Una cosa, io non inserirei l'argomento, cioè non è che mischierei questa cosa, diciamo, con le persone grasse, perché per esempio, cioè, non è che poverini, cioè non hai capito, se io fossi grasso accomunato a Ferrara, capito, cioè ci sono tante persone grasse, sono simpatici, mangiano tanti cannoli e sono simpaticissimi, non scoccia nessuno, si fanno fatto a loro, cioè capito. Certo. Cioè, quindi magari documentare altre persone che magari sono più presentabili ma sono ugualmente, diciamo, cattivelli. Però diciamo la misinterpretazione del testo è stata fatta, mentre spieghiamo bene esattamente che cosa parla. Innanzitutto America è un pezzo che era già stato scritto prima, e tra l'altro sì, è nato, diciamo, molto prima dell'11 settembre. Tra l'altro doveva finire Nella vita che vendrà e non facemmo a tempo. Poi il testo nacque, diciamo, l'idea del testo è nato leggendo un romanzo di Miller, L'incubo d'aria condizionata, un romanzo di un americano che tra l'altro fa un'analisi molto lucida dell'America, tra l'altro degli anni 60, degli anni 50, anzi forse addirittura. E diciamo, il pezzo non ha nulla a che fare con quello che è successo in America l'11 settembre, e tra l'altro ovviamente, cioè, penso che chiunque abbia un'umanità è rimasto colpito da quello che è successo. Però, diciamo, un uomo si distingue dall'animale perché ha anche una ratio, cioè una testa per ragionare. E quindi quando tu hai una testa per ragionare dici, ma come mai quando due generali israeliani hanno ordinato di massacrare 6.000 palestinesi a Shabra e Shatila, nessuno ha ordinato un bombardamento, nessun paese si sono fatti 5 minuti, ma che dico, 30 secondi di silenzio per le vittime? Cioè, come se un morto, diciamo, occidentale valesse di più di un morto... Cioè, purtroppo, diciamo,
ci sono delle dinamiche che sono bruttissime, ci poteva essere mio fratello, non nel senso di legame carnale in quel grattacielo, però sicuramente c'erano molti fratelli miei, molte persone che magari se lo avessi conosciuto sarebbero stati dei miei grandissimi amici, ed è una cosa triste, ma c'erano molte persone anche nei rifugi in Iraq che sono stati bombardati con le cosiddette bombe intelligenti, c'erano magari molti probabili amici miei in Afghanistan che sono morti, cioè qua pare sono morti tutti in Afghanistan tranne quelli che dovevano far morire poi alla fine, insomma questa è un'altra cosa simpatica. Diciamo, e del resto poi va detto, diciamo, che comunque in realtà, cioè, se succede qualcosa bisognerebbe porsi anche il problema di perché delle persone erano talmente convinte nella loro follia di fare qualcosa che hanno immolato la loro vita. Cioè, se ci sta tanta gente disposta a fare una cosa del genere, a prescindere dalla propaganda che viene fatta in televisione, uno si dovrebbe interrogare perché. Forse perché è gente che non ha nulla da perdere, perché magari quando tu sei un palestinese e ti hanno abbattuto la casa, vivi in un paese che non è il più tuo, cioè magari non è più nulla da perdere, quindi anche il significato della tua vita e della vita altrui, cioè in guerra, in una situazione di guerra, cioè si perde anche, diciamo, con questo non voglio giustificare, cioè noi figurati, cioè siamo, come ci piace dire, pacifici ma non pacifisti, diciamo, quindi cioè non stiamo giustificando nessun tipo di violenza cioè, con questo. Però parliamo invece un attimo di questi 10 anni di carriera, questo disco un po' corona questo lungo periodo. Come avete selezionato i brani che sono finiti, soprattutto se dovete tirare un bilancio di questi 10 anni, come vi siete voluti? Un bilancio è una cosa un po' impegnativa, diciamo, se non hai niente da fare per le prossime 2 settimane ho un minuto per parlare di questo. Allora leviamo da mezzo, facciamo il bilancio, facciamo un bignami dei 99 posti. Facciamo diciamo la scelta dei brani, diciamo. La scelta dei brani è nata da una serie di esigenze diverse che c'erano all'interno del gruppo. Noi siamo tutti quanti allo stesso livello decisionale, insomma siamo tutti uguali nel 99 posti, non ci sono leader, non ci sono persone che decidono, né soprattutto persone all'esterno del gruppo che decidono, tutte le decisioni vengono prese assemblearmente, e soprattutto non ci piace questo problema delle democrazie, che le minoranze lo devono sempre, diciamo così, devono sempre essere, come dire, estromesse, subire le decisioni delle maggioranze. Noi cerchiamo sempre di decidere, non prendere insieme una decisione per alzata di mano, 3 contro 1 o 2 alla pari, allora si butta la monetina, cerchiamo sempre di trovare alla fine una cosa che non faccia morire troppo di collera nessuno, è vero. Quindi abbiamo fatto, in sintesi, un disco di remix, perché qualcuno di noi voleva fare, aveva sempre sognato di fare i remix, di sentire i remix dei 99 post fatti da tanti altri artisti. E l'avete fatto fare da Vadim, e l'abbiamo fatto fare da Vadim, da Radio Gladio, da Mad Professor, da Zion Train, da Andy Hughes, da Polina Retina, Wave Shapers, cioè nomi e anche non nomi, certo, perché ci piace. Per tutta gente che sta a trattare il suono molto bene. Esatto. Guarda, noi abbiamo invece raccolto le dichiarazioni di due grossi esponenti di quella che è la cultura del suono in Italia. Ne abbiamo fatto un servizio e questo è un po' l'argomento, il tema del talk show, di quello che andremo a discutere tra pochissimo anche con delle altre persone. Vediamo un attimo queste interviste bomba, direbbe Biscardi.